Che impressione ti fa questa squadra? Perché non fa gol? Francamente dal di fuori non è semplice, perché poi ci possono essere tanti fattori. Io adesso, insomma, parlando dell'attacco di Bologna, chiaramente si deve parlare di Mattia Destro, no? Insomma, che è il giocatore più rappresentativo, e quindi poi so che è stato anche male, credo, no? È Sì, stato spesso, anche adesso parecchio, qualche volta è stato bene, poi. parecchio fuori, quindi. Sai, uno gioca 2, 3, 4, 5, 6 partite, poi rientra, diciamo, in forma, poi si deve rifermare perché, per altri problemi. È chiaro che non riesce mai, a ottimizzare il lavoro che si fa durante la settimana, quindi, insomma, non è facile poter dare, una spiegazione dall'esterno, perché poi, come ripeto, insomma, io l'allenatore lo reputo un allenatore capace, insomma, è ovvio che è un conto allenare il Milan, è un conto la Juve, è un conto allenare il Bologna, nel senso deve, gioco forza, bisogna mettere a disposizione anche dei giocatori in base alla sua mentalità o alla sua metodologia di gioco, no? Quindi, insomma, non è semplice poter dare una spiegazione del genere. Senti, tu sei d'accordo, Lorenzo, sul fatto che gli allenatori si possono così sommariamente dividere in due categorie, da una parte i gestori e dall'altra parte gli addestratori? Sì, credo di sì, ma questo E succede. Donadoni, secondo te, a quale delle due categorie, in quale delle due categorie si può collocare? Più addestratore o più gestore dei caratteri, delle personalità, delle attitudini? Beh, Dei io non lo giocatori. conosco benissimo, no? Nel senso l'ho incontrato Beh, da certo. giocatore, qualche volta ci ho parlato così inerente al lavoro. Però credo lui sia forse più un gestore, perché ha sempre questo carattere molto posato, non va mai fuori dalle righe, difficilmente lo si vede arrabbiato o che urla, quindi probabilmente, dico, vedendolo da fuori, è più un gestore. Sì, perché anche noi abbiamo quell'impressione lì, che lui sia più portato alla gestione del gruppo che non all'assillo che magari serve per convincere un giovane a fare un sacrificio in più, a fare una corsa in più. Questo 4-3-3 in cosa differisce da quello che facevate voi, visto se parliamo di moduli, visto che ci dicevi che con Maifredi di fatto era un 4-3-3, Sì. anche di Donadoni si parla molto del suo 4-3-3. Secondo te che cosa c'è di diverso e di simile? Beh, forse, diciamo, i giocatori che avevano delle altre caratteristiche. Io adesso posso parlare del reparto avanzato, Sì. quello che ne facevo parte chiaramente. Quindi eravamo tre giocatori, tre attaccanti, che però eravamo i primi difensori nel momento in cui la squadra avversaria riprendeva il gioco. Quindi di conseguenza eravamo i primi che andavano a far pressing, i primi che cercavano di rubar palla. Quindi davamo tempo ai nostri centrocampisti, ai nostri difensori di risistemarsi. Quindi, cioè, dipende anche dalla tipologia del giocatore. Ma Ma sai, il lavoro di copertura lo fanno molto oppure troppo anche le attuali ali del Bologna. La differenza, secondo me, è che l'esterno di sinistra del 4-3-3 di Maifredi era un Marronaro che era una seconda punta e che fece 21 gol. Con accanto la prima punta, erano due punte vere in 12 aperti sostanza. squadra, no? E adesso all'esterno sinistro c'è Krejci che ne ha fatto uno su rigore. C'è una certa differenza anche proprio di attitudini, non soltanto di disposizione al sacrificio, Sì, che no, quella certo, ce l'hanno no. Pensavo che anche in mezzo al campo, nel vostro Bologna, c'era un qualcosa di diverso da quello che sta cercando di Sicuramente. individuare Donadoni e non trova. Cioè, un Pecci era un vero regista che dettava i tempi, cose che magari di quella qualità ancora il Bologna non è riuscito a trovare fra Viviani, Pulgar e Nagy. Sto parlando adesso Certo. di Però cioè, è un ruolo difficile da trovare adesso, è molto eh. difficile.